su donna con le palle crollerebbe chiunque. Stefana, voluto tu, In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno. Piuttosto, invece, molti si ricordano un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi, pubblicati in una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi rilevanti, lo dico tutto. Questo però non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse rilevante, su questo ti do ragione. La tua storia con Eusebio, ma qua, Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti. Da anni pranzano da Arnaldo, al Pantheon, sotto l'attaccapanni, come due innamoratini sotto la quercia. L'educazione dei figli, che condurresti con sacrificio minuto per minuto. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, compreso il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di porte. I tuoi figli stanno sempre senza di te, compreso durante le vacanze lunghe che ti concedi, e poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter, ma insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Stefà, queste sono le tue menzogne e le tue fragilità. Stefà, madre e donna, hai una vita devastata come tutti noi. Allora, invece di guardarci con disprezzo, di farci la morale, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull'orlo della disperazione. Non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, prenderci un po' in giro, o no?